questa è la prima manifestazione dove non ci sono solo i paesi capaci e in grado di potersi fare i cosiddetti self-built, potersi realizzare i padiglioni con proprie forze, con proprie risorse economiche e finanziarie. I cluster sono stati una invenzione della Expo 2015 Milano di poter far partecipare paesi che non avrebbero potuto partecipare perché non potevano permetterselo. Nel nostro cluster sono 7 e sono Haiti, Congo, Mozambico, Zimbabwe, Bolivia, Togo e Venezuela. Devo dire che quando noi abbiamo presentato i nostri progetti di interazione con loro c'è stata una esaltazione da parte di questi paesi e molti si sono già attivati nel portarci e farci conoscere i loro prodotti, con i loro campioni, con i loro studi, con le loro ricerche, con le loro tradizioni. Quindi è già nata questa interscambio, lo stiamo già testando. Pizze, focacce, pane con il sorgo, con la cassava, queste cose. Sono prodotti alcuni straordinari. Fino a questo momento questi cereali non erano mai stati utilizzati? Pochissimo, se non per pochi amatori, scopritori di ricerca di cose, ma molto di nicchia. Oggi queste cose invece meritano un interesse sicuramente maggiore, una divulgazione più ampia. Penso che dopo questa manifestazione noi usciremo con una linea di prodotti utilizzando cereali che naturalmente non contengono glutine per fare prodotti da forno o pasta o quant'altro.